presentiamo tre novità quest'anno. Uno è il succo biologico di mela, che ormai adesso viene in fase di lancio, una bottiglia di 750 ml. Poi abbiamo una nuova varietà di mela e rabarbaro. Rabarbaro, che in teoria è una verdura, è un bellissimo prodotto perché dà un equilibrio tra dolcezza e acidità. Vetro è tradizionale, ha un aspetto bellissimo, un segno di qualità, di alta qualità, sicuramente per vendere in massa, forse è più adatto, diciamo, il PET, però il vetro ha un fascino e anche la qualità, diciamo, è fantastica in questi prodotti. Abbiamo di nuovo le nostre fettine in formati nuovi, anche il 400 grammi che uso familiare. Possiamo immaginare la sera, quando stiamo tutti insieme in famiglia, apriamo questa busta, no? Lo svuotiamo su un bel piatto e sgranocchiamo, diciamo, queste mele bellissime, fantastiche. Facciamo fatica, no? A farli mangiare i nostri bambini la frutta, perché abbiamo tanta di quella concorrenza sul mercato che purtroppo, no? Ci porta via il consumo di questi prodotti sanissimi. 5 buste, ogni giorno una, no? Comodissimo, si compra nel supermercato e dopo ogni giorno si prende una bustina. Attualmente il fuori casa di questi prodotti è altissimo, no? Perché parliamo di mense scolastiche, parliamo anche di ristorazione organizzata dove sono presenti questi prodotti. Il retail direi ancora non è sviluppato in questo modo, però siamo sulla buona strada, sappiamo che in altri paesi è già arrivata, no? Diciamo, e noi in Italia abbiamo ancora, diciamo, un po' di strada da fare, però siamo straconvinti che anche in Italia questi prodotti avranno un futuro eccellente.